Siamo qui oggi con Nicola Maccanico, direttore generale di Warner Bros. Italia, una delle case di produzione più famose e importanti del mondo, e abbiamo l'occasione per presentare agli amici del mondo dei doppiatori, l'enciclopedia del doppiaggio, un suo parere, delle sue impressioni su quello che è il mondo del doppiaggio in Italia, a lui che è un esperto del settore, un interno del mondo del cinema. Nicola Maccanico, direttore generale della Warner Bros. Italia, una delle case cinematografiche più famose e più importanti al mondo. E oggi quindi abbiamo l'opportunità di intervistare per il nostro sito Il Mondo dei Doppiatori, l'enciclopedia del doppiaggio, un esperto di cinema di primo piano e anche lieta l'occasione per festeggiare 2,5 milioni di visite del nostro canale e anche grazie alla sua disponibilità per la prima volta possiamo arricchire questo nostro spazio dedicato alle interviste sulla storia del doppiaggio. A quando risale il suo primo incontro con il cinema? Beh, allora intanto complimenti per lo straordinario numero di partecipanti al vostro canale e anche perché io credo che un po' tutte le iniziative che riguardano il mondo del cinema e che ruotano intorno al mondo del cinema sono un'opportunità per noi addetti ai lavori, quindi diciamo è un ringraziamento sincero ma anche un po' interessato. Ma è difficile risalire al mio primo contatto con il cinema, è chiaro che non ricordo esattamente il momento, diciamo, ma ricordo il genere, perché chiaramente il mio primo contatto è stato con l'animazione, quindi con i film per bambini, con Walt Disney, ma devo dire che mi ha fulminato sulla via di Damasco, diciamo, Guerre Stellari, perché la mia generazione, io sono nato nel 72, ha vissuto attraverso Star Wars il primo contatto con una cinematografia di quella dimensione, di quel valore artistico e anche tecnologico e con quella portata, diciamo, che in qualche maniera ci rapiva e ci faceva entrare in un'altra dimensione, perché secondo me la trilogia di Star Wars, per chi è nato negli anni 70, è stato il primo punto di contatto vero con il grande cinema e con, se vogliamo, un'antesignana delle franchise con cui oggi il mondo del cinema si confronta continuamente. Il primo, diciamo, un progetto globale prima della globalizzazione per certi versi, quindi se penso al cinema penso a Walt Disney e penso a Bambi, non ho ancora superato la morte della madre di Bambi, devo essere sincero, è una cosa che mi ha fatto molto soffrire, e penso a Star Wars e poi in età più adulta penso al primo film che ho visto da solo andando al cinema con i miei amici, che era Arma Letale, forse lì c'era un segno per me, perché poi ho scoperto dopo, perché allora non me ne preoccupavo, che è un film Warner Bros. Quindi questa, diciamo, è la prima coincidenza coerente con la mia vita attuale. E che effetto le ha fatto scoprire che i grandi attori americani, i grandi tipi, non parlavano italiano ma erano doppiati? Tutti sanno che non parlano italiano. Io non credo che nessuno si avvicini al cinema pensando che attori americani, e comunque sia un film americano, viene girato in italiano. È un'abitudine. Nel nostro paese noi siamo abituati, c'è una strutturata consuetudine a seguire i film nella nostra lingua. Quindi io credo che questa sia una domanda che si pongono gli addetti ai lavori, ma che non si pone il pubblico, che vede i film, che vuole vivere l'esperienza filmica nella maniera più coinvolgente possibile, e in questo paese sono abituati a viverla nella lingua che parlano ogni giorno e non con leggendo dei sottotitoli. Il cinema italiano, fin dall'avvento del sonoro, ha avuto bisogno del doppiaggio per permettere a quello straniero di entrare nel mercato del nostro paese. Ma il doppiaggio solo negli ultimi tempi ha avuto un riconoscimento come settore, come professione, mentre nei primi anni, soprattutto negli anni 50 e 60, era quasi nascosto, quasi non si dovesse sapere che il pubblico dovesse sapere. Sì, io credo che il doppiaggio, allora, da un lato secondo me, ma questa è un'interpretazione mia della storia, il doppiaggio nasce proprio perché c'era una centralità della cinematografia italiana in quell'epoca storica. E quindi, diciamo, in italiano si vedevano tanti capolavori che erano anche girati in italiano. Quindi, diciamo, la centralità culturale del nostro paese ha semplificato la nascita del doppiaggio. Credo altresì che è molto difficile dare visibilità al doppiaggio, perché è molto difficile trasferire al pubblico la complessità dell'attività di doppiaggio, la qualità che serve ad un attore di doppiaggio, ad un direttore di doppiaggio, a chi si occupa dei testi, della traduzione dei testi legati alla sceneggiatura di un film, al grande pubblico. E visto che il pubblico non riesce a comprendere legittimamente questo tipo di difficoltà, è anche naturalmente poco interessato a chi svolge quel tipo di lavoro.
Quello che è stato fatto negli ultimi anni, secondo me con ragione, è stato quello invece di trasferire in maniera più completa e più esaustiva l'importanza di quella parte del lavoro, e quindi per certi versi anche alcuni doppiatori hanno acquisito un po' di notorietà. Ma è assolutamente evidente, per evitare di fare l'errore inverso rispetto alla non considerazione del doppiaggio, che il doppiaggio di per sé è un lavoro, fatemi dire, dietro le quinte. Non c'è assolutamente nulla di male, ma è chiaro che chi si occupa di doppiaggio, chi doppia un attore americano, ha una parte fondamentale nella costruzione di un film da offrire al pubblico italiano, ma al tempo stesso è una parte nascosta, è una parte dietro le quinte. Quindi credo che il doppiaggio vada riconosciuto, ringraziato nelle sue grandi qualità, ma al tempo stesso fa un po' parte del proprio destino quello di non essere al di sotto, all'attenzione delle luci della ribalta. E da qualche anno le edizioni italiane si sono arricchite di una nuova figura professionale, il supervisor. Che ruolo ha il supervisore e che lavoro svolge nel ciclo di post-produzione del doppiaggio? Ma il supervisor è una figura in più che, fatemi dire, è una figura figlia della globalizzazione. Attraverso lo sviluppo dei new media, attraverso un mondo che è naturalmente più interconnesso, la capacità degli home office e comunque sia, genericamente parlando, degli uffici centrali di controllare quello che succede in giro per il mondo, non solo nel cinema, nel mondo in generale, è molto cresciuto. In questo meccanismo il supervisor è una figura intermedia che in alcuni progetti viene utilizzata perché è una figura di fiducia o dell'autore o del produttore o della casa di distribuzione, dell'home office della casa di distribuzione, che dà un contributo nella realizzazione del prodotto finito italiano, cercando di combinare nella maniera migliore possibile quelle che sono le esigenze locali con le esigenze artistiche. Fatemi dire che, come tutte le figure professionali, svolge una funzione utile nel momento in cui il supervisor è una persona che ha una giusta conoscenza del territorio. Quindi è una figura aggiuntiva che può portare valore aggiunto, ma nel caso in cui il supervisor venisse scelto in maniera un pochino miope, al contrario, può creare dei problemi e anche, secondo me, rischiare di rovinare il risultato finito, perché, come ho detto, ci vuole questo, ed è la cosa più complessa di chi scrive i testi del doppiaggio e per il direttore del doppiaggio, trovare il giusto compromesso, e cioè rispettare l'obiettivo e, mettiamola così, l'input creativo fondamentale dell'opera originale, ma al tempo stesso trasferirlo con le declinazioni e con le regole di una lingua diversa. Trovare questo punto di compromesso spesso è difficile, ma per farlo al meglio bisogna capire entrambi i mondi. Se uno conosce bene solo uno dei due mondi rispetto al film, può fare fatica e si può cadere in alcuni errori. Da qualche anno lei è direttore generale della Warner Bros. Italia, che distribuisce anche un'altra major, la Sony Columbia. La Warner ha iniziato da qualche anno anche a produrre film italiani, tra questi spicca La migliore offerta di Giuseppe Tornatore, che abbiamo tra l'altro avuto il piacere di intervistare recentemente. Ecco, lei crede che in Italia si possa tornare a fare cinema di qualità a livello internazionale, come è stato il cinema italiano? Ma io credo che la maniera migliore per far crescere il cinema italiano è far finire questa naturale comparazione con il grande cinema degli anni 60, perché il mondo è diverso, perché viviamo in un'economia globale diversa ed è assolutamente evidente che certe capacità di viaggiare che aveva il cinema italiano di una volta oggi sono difficilmente ripetibili, sia perché abbiamo la capitale mondiale del cinema che è Hollywood, sia perché lì abbiamo la costruzione del cinema che viaggia in tutto il mondo, sia perché, appunto, fatemi dire, certi picchi creativi sono difficili da ripetere. Io credo che invece noi dobbiamo prendere esempio e spunto da quell'epoca irripetibile per migliorare il cinema italiano di oggi, senza darci dei limiti. Ma per migliorarlo bisogna innanzitutto far crescere il rapporto del cinema italiano con il pubblico italiano, per poi cercare, in alcuni casi e in maniera un pochino più strutturata, di farlo conoscere in giro per il mondo. Per fare questo noi abbiamo sicuramente bisogno di fare maggiormente sistemi, perché il cinema viaggia sulla base della qualità del prodotto che si offre, ma anche sulla base delle organizzazioni internazionali che ci sono a supporto di un film e della possibilità di farlo viaggiare. E su questo, secondo me, noi possiamo molto migliorare dal punto di vista organizzativo. E poi dobbiamo essere tutti convinti, perché lo siamo a parole in questo paese, ma non sempre nei fatti, del valore culturale del cinema e del valore per questo paese di far viaggiare in giro per il mondo la nostra cultura.
se non riusciremo a fare questo, il nostro cinema continuerà a viaggiare in alcune occasioni, con le punte di eccellenza, come per esempio La Grande Bellezza, come è stato per Gomorra, ma non avremo una capacità del nostro cinema di porsi nei confronti del pubblico italiano e oltre confine con continuità. Beh, credo che questa è una cosa su cui bisogna riflettere e ragionare, ma ripeto, partendo dal rapporto con il pubblico, perché un film che non riesce a parlare con un pubblico più largo in questo paese non parlerà con un pubblico più largo nemmeno in altri territori del mondo. Può annunciarci qualche indiscrezione, qualche chicca per il nostro pubblico? Ma allora, indiscrezioni no, però credo di avere notizie a sufficienza per dare, per diciamo, offrirle una risposta interessante, perché noi abbiamo 3 importanti film l'anno prossimo italiani. Abbiamo il 1° gennaio Un boss in salotto, che ha prodotto Cattleya e che noi distribuiremo con Rocco Papaleo, Paola Cortellesi, per la regia di Luca Miniero, una commedia veramente interessante che racconta la storia di una famiglia del nord la cui quiete è devastata dall'arrivo del fratello di Paola Cortellesi e quindi della madre della famiglia, che va in quella casa perché è agli arresti domiciliari in quanto accusato di essere un camorrista, e lui sceglie come luogo dove scontare gli arresti domiciliari proprio casa della sorella. E dal combinato disposto di questa famiglia normotipo del nord e questo camorrista, diciamo, sui generis, viene fuori una commedia meravigliosa. Avremo il 27 febbraio invece Una donna per amica, il ritorno alla commedia di Giovanni Veronesi con Fabio De Luigi e Letizia Castà, una commedia che già dal titolo chiarisce il suo obiettivo, cioè quello di trattare i rapporti di amicizia, se amicizia può mai esistere tra un uomo e una donna, in chiave comica. E due interpreti come De Luigi e come la Castà ci fanno essere abbastanza sereni sul risultato di questo progetto cinematografico. E poi nel secondo semestre, probabilmente a ottobre, usciremo con un nuovo film di Vincenzo Salemme, con la sua regia, il titolo del film è Fuori nevica ed è tratto dalla sua forse più famosa pièce teatrale, insomma si ride molto e ripeto, un anno all'insegna della risata allora per quanto riguarda... Con Desiderio. Sì, è un anno all'insegna della risata per quanto riguarda Warner, ma come sempre una risata anche di qualità con dei prodotti filmici che hanno veramente l'obiettivo di rivolgersi a un pubblico più ampio possibile. Un'ultima domanda, ci permetta di fare anche a lei la domanda che abbiamo posto a un grande direttore di doppiaggio, Mario Maldesi, che tra l'altro è stato direttore di doppiaggio di Guerre Stellari, per tornare all'inizio dove di eravamo partiti. Piacevole chiacchierata con Nicola Maccanico. Non crede che la storia del cinema italiano debba essere riscritta anche dal punto di vista del doppiaggio, tenendo conto anche di questa professione? Ma io non credo che la storia vada riscritta, nel senso che il doppiaggio ha svolto un ruolo fondamentale nel corso di questi anni per rendere popolare la cinematografia americana nel nostro paese. Quello che va fatto è, secondo me, dare i giusti pesi, ed è quello che sta accadendo oggi, perché poi il mondo del doppiaggio, i doppiatori, deve evitare di avere un eccesso eccessivamente rivendicativo. Perché attraverso questo eccesso rivendicativo si rischia di passare, rischiano di essere percepiti come una corporazione e quindi come, fatemi dire, un gruppo di lavoro che resiste per difendere i propri interessi e che impedisce lo sviluppo della cinematografia in lingua originale come molti ben pensanti auspicano. Io al contrario credo che il doppiaggio nasce per un'esigenza del mercato. Credo che mettere in diretto collegamento l'esistenza del doppiaggio con la capacità degli italiani di imparare l'inglese sia un fatto demagogico, e quindi credo che loro sono semplicemente dei professionisti che fanno un lavoro che a loro è richiesto nella maniera migliore rispetto a qualunque tipo di comparazione internazionale. Dire che i doppiatori italiani sono i migliori del mondo è dire una cosa sostanzialmente vera. Allora io credo che loro devono essere meno rivendicativi, capire che parte del loro incarico è anche essere nell'ombra e continuare a lavorare come stanno facendo, perché in questo modo secondo me continueremo a fare l'interesse del cinema nel nostro mercato e loro continueranno ad avere delle opportunità professionali come meritano. Allora ringraziamo Nicola Maccanico per questo suo contributo al nostro ciclo di interviste sulla storia del doppiaggio, e da ultimo le chiediamo di mandare come di consueto un saluto a tutti i visitatori del nostro sito Il Mondo dei Doppiatori, l'enciclopedia del doppiaggio.
Io insomma ringrazio l'Enciclopedia del Doppiaggio, saluto chi ci sta ascoltando e ripeto, voglio dire ai miei amici doppiatori, siete degli straordinari professionisti, non dovete avere preoccupazione per il futuro perché il vostro lavoro è fondamentale oggi e lo sarà anche domani. Grazie a tutti.